Sono stato in queste aree per un bel po' di tempo, come potete vedere. Ho stretto legami molto più forti con i miei compagni e ho ottenuto abilità molto buone, devo dire. Anche le persone di Joker sono migliorate, la maggior parte, diciamo. Sono aumentato di veramente tanti livelli, come potete vedere sono tutti almeno al 20, ma quell'ombra laggiù è troppo. Non riesco a farla per adesso. Probabilmente è pensata per essere fatta più avanti, ma la mia ombra, scusami, com'è che è così staccata dal mio corpo? È pensata per essere un nemico molto più avanti rispetto a come siamo adesso, anche se siamo probabilmente over level per questa zona. Ehi, aspetta, qui c'è qualcosa che... Oh, un forziere! E chi l'aveva visto la prima volta? Livello di scasso, oh! E io non ho l'abilità abbastanza alta, ma pensa un po' che sfiga. E pensa che ho abilità di scasso livello 1, quindi pensa questo forziere cosa può contenere. Probabilmente niente di che, però essendo in una zona comunque finale di questa prigione, spero almeno in qualcosa di buono. Sono rimasto in queste zone per... vediamo, l'ultimo salvataggio è 3 ore, quasi 4. Sono rimasto qui in queste zone per 10 ore per livellare, fare soldi e portare tutte le abilità magistrali di tutti i nostri personaggi al massimo. Devo dire che ad ora i personaggi con cui mi trovo meglio sono Fox, Haru e Ryuji, praticamente i tre fisici. Joker è al secondo posto, lo metterei. Poi gli altri non mi trovo male, ma guarda come ti sfondo, uomo gufo. Dio mio, se la prima volta siete stati un problema, adesso non siete assolutamente nulla per me. Uno, perché ho aumentato abbastanza i miei livelli per potermela cavare. E due, perché bene o male ho capito meglio le meccaniche di gioco. Non male, vero? E anche Lamia è salita di livello. Guarda qua come vi sfondo ormai. Ormai l'ho capite bene le meccaniche di gioco. Non siete più un vero problema, almeno in quest'area forse. Ed eccoci tornati a dove ci siamo lasciati, un po' più avanzati e un po' più consapevoli del gioco. Fammi vedere se con questi 5 punti posso fare qualcosa di utile. Aumenta la possibilità di maschere. Ok, io direi prendiamo questo, visto che i soldi adesso ce li abbiamo. Grazie gioco. Soldi oppure maschere? Io direi chance bottino di maschere. È molto più utile secondo me la possibilità di avere delle maschere. Saldi su più oggetti. Ok, ci vogliono 4 punti, questo 2. Io continuerei a puntare molto sull'avere le maschere. Avere le maschere ci potenzia almeno. Va bene, raduniamoci al ritrovo. Allora, andiamo un attimo nel negozio e vediamo se c'è qualcosa in saldo. Riparazione, formula, ripristina 100 di un alleato, rianima un alleato. Ok, prendiamone 2. Rifornimento oggetti limitati. Quando l'oggetto è esaurito dovrà essere rifornito. Oggetti del genere saranno riforniti nel tempo. Prova a ricontrollare. Ok, ci sono anche oggetti che non saranno più disponibili all'acquisto, che non verranno riforniti. Interessante. E anche questo, dai. In realtà non ci serve granché, ma visto che è in sconto, prendiamolo. E ora, ragazzi, è il momento di andare a prendere il cuore di quella piccola stronza. Andiamo. Minna, ricordate tutti i vostri ruoli? Io, te e Ryuji ci occuperemo di distruggere i riflettori. Nessun problema, ce ne sbarazzeremo in un lampo. Mentre io, Makoto e Auro ci occuperemo di proteggere Futaba mentre viola il pannello di controllo. Non permetteremo nemmeno a un'ombra di superarci. Potete contare su di me. Bene, sarete le mie guardie del corpo. Giuro che butterò giù quel muro, costi quel che costi. Il mio obiettivo attirerà altrove l'ondata iniziale di nemici. Dopo averli seminati mi riunirò al gruppo. Grazie Sofia, ma cerca di non essere troppo avventata. Ok, ricevuto, non sarò troppo avventata. E il pilastro di tutta l'operazione è... Tu sarai la stella di questo diversivo. Renditi il più appariscente possibile, Phoenix. Va bene. È ora di muoversi, ci apriremo un percorso fino al castello di Alice. E allora... andiamo. Scusatemi.
Una cosa che mi sarebbe piaciuta, che ho visto sia nell'anime sia nel gioco, che quando si gioca Gunabout, sarebbe stato bello avere il double wielding delle armi. Però peccato che non c'è. Non ci sono altri checkpoint e la squadra per adesso... Allora, io cambierei per dopo. L'inizierei già a pensarla. Quindi farei Yusuke, che mi trovo da Dio. Prenderei Ryuji e prenderei Sofia. Per il semplice fatto che Sofia non è male come healer. Anche Morgana, Anne e gli altri sono buoni come healer. Ma Sofia forse, secondo me, può dare qualcosa di più per adesso. Ragazzi, mission start. Avete imparato a memoria il piano? Allora andiamo. È il mio momento di splendere e attirare l'attenzione dei nemici. Ah, questa era la scena iniziale. Figo. Ah, ho capito. Ah, vabbè, dai, però è un po' presto, cioè questa mi aspettavo una scena molto più avanti. Perché, ad esempio, la scena iniziale di Persona 5, il gioco base, è noi che entriamo in uno dei castelli molto più avanzati. Qua è solo la prima prigione. Vabbè, ma ci sta, chi se ne frega. È comunque una scena iper figa. A prescindere da tutto, comunque... persone, anzi ombre a forma di elicotteri in queste zone non ce ne sono. Ci sono solo quelle a forma di drone. Venite allora. Siamo qui per menarti. E io sono qui per menare voi. Ci penso io. Probabilmente non sarà facile come la prima volta, però... Bene, che l'operazione abbia inizio! Che entrata spettacolare, Joker! Li hai fatti indiavolare! Continua così, attira fino all'ultimo della loro attenzione! E allora... morirete tutti! Malamente anche, credetemi! Oramai le conosco meglio, le combinazioni di tasti. E posso anche potenziare i miei spari. Madonna, guarda rispetto alla prima volta... come comunque sono molto... Vabbè, allora, non la prima volta che siamo entrati in questa zona, che tanto era tutto scriptato. Ma intendo la prima volta che abbiamo aiuto. Mi hanno circondato, help! Circondato sono, aiuto! Devo fare meno lo sgargiulo quando sono da solo, comunque. Comunque, a prescindere da quella zona in cui mi hanno appena circondato, dai, smetto di fare lo sgargiulo di sto gran cazzo. Guarda come, con nemici comunque normali, siamo molto più veloci, performanti e attacchiamo meglio. Sbrigati! Curati! Ok, va bene tutto, però... tanto di sti frutti del diavolo ne sono pieno, porca troia. Forza! Volete menarvi? Io vi aspetto! Devo fare meno lo sgargiulo perché sono da solo. Effettivamente questa situazione è un po' cattiva, nei miei confronti. Allora, con calma, prendiamo di mira Bicorno, carichiamo bene questo proiettile... e via, in faccia. E che palle. Allora, fermi tutti. Cambiamo persona perché ci sono troppe pixi che fanno gli attacchi elettrici. Meglio mettere Berif. Artiglio del buio. Yeah.
Guarda quante maschere. Meglio occuparsene un attimo e prenderle. Tutte quelle maschere sono punti extra per me, quindi mangiamo qualche altro frutto del diavolo. Ecco fatto, visto che sono da solo. Mi dispiace, miei cari Pixie, non avete più nessuno da colpire con il fulmine. Mi sa che arriva un nemico grosso adesso. Nino, Nino, Nino! Che show off! Joker, com'è che hai sempre problemi con la... Ah, ok, stavo dicendo, ma è un poliziotto vero! Com'è che hai sempre problemi con la pula, tu, Joker? Oh, è un Jack o' Lantern, wow! Forza allora! Volete fare a botte? Io sono qui! Ce l'abbiamo fatta! La Madonna! Sì! Vabbè, dai! Ah no, sono loro, pensavo che erano i nemici. Ehi là, ciao! Non siete mai in ritardo per aiutare. Mamma mia, Skull! Anche Panther non è male, comunque, devo dire. Ha degli attacchi non male, ma si concentrano tutti sull'elemento fuoco. Un po' come Makoto che si concentra tutto sull'elemento nucleare. Minchia. E che è un... Miracle Blade. E bip. Oh dai 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 che finalmente... Il portone si abbassa, finalmente. Dai, mi piace tutto questo video incredibile. Che poi, come ho detto, è fatto con la grafica in game. Cioè, non sono i video fatti animati come in Persona 5 Royale. Madonna, questo ha fatto male. Da dietro una bella asciata qua sulla spina dorsale. Arsene? Ovviamente. Cristo santo. Arsene sempre il best of. Arsene sempre best of. Grazie al cielo ce l'abbiamo fatta in tempo. Non poteva andare meglio, Joker. Sono in ritardo dal mio diversivo. Si direbbe che il piano sia stato un successo. Ehi, sei stata fantastica, Sophie. Ora non ci resta che dare l'assalto al castello. La vera battaglia inizia ora. Spazziamo via le ombre restanti e raggiungiamo il 705. Va bene. E allora, vai, Skull. Minchia, che esplosione incredibile. Bravo, Skull. Vai, Yusuke, un po' di staffetta. Che devo potenziarvi un po' tutti qua, eh. Bellissimo il fatto che puoi far esplodere le auto. Sta cosa è fantastica. Però dovrei lasciarne qualcuna. Credo di doverne lasciare qualcuna per il semplice fatto che secondo me adesso arriva un nemico grosso. No? Strano. Comunque aspetta, prima di andare fammi prendere questi oggetti. E ora possiamo avanzare. Fermi un attimo, curiamo Joker già che ci siamo. Senza usare gli SP, ma continuando ad usare sti frutti del diavolo. E ora andiamo. 705, arrivo. Adesso qua sotto i riflettori arriva un nemico grosso, secondo me. Sono ancora alimentati, anche se abbiamo preso tutti i nuclei. Non sono gli stessi che abbiamo spento. Quelli si trovano dove ci siamo arrampicati laggiù. Ah sì, l'aria si è sopraelevata con la torretta. Beh, mettiamoci in marcia. Ok, aspetta, dov'è che dovevo salire? Di qua. Perfetto, allora avanziamo con questa musica iper figa. Oh no, dove stavo? Ah no, era giusto. Pensavo di star cadendo. Proseguiamo. Ora, dopo tutte queste ore di gioco... Ah ok, dicevo, è una persona, è un'ombra quella. Dopo tutte queste ore di gioco non siete più un problema per me.
non ho più paura di voi. Dov'è l'ultima? Non lo vedo. Ah boh, forse era caduto di sotto. I riflettori dell'aria più avanti sono ancora attivi. Saranno una sciocchezza per Joker. Lui può superarli in scioltezza. Cioè? Nel senso che posso prendere altre strade. Madonna, la massima sicurezza. Dove c'è la luce non si passa. Aspetta un attimo. Credo. Ok, no, pensavo ci fosse un oggetto. Ci ho sperato in realtà, forse. Altro nemico e imboscata. Questa è la massima sicurezza del castello? Non mi sorprende che ora siate sotto attacco, allora. E che vi uccida molto semplicemente. Però finalmente siamo... Oh merda. Ci hanno sgamato. Aspetta. Vabbè, ormai è andata così. Non l'avevo neanche visto, detto sinceramente. Oh, eccola qui finalmente la persona elicottero col minigun. L'ombra, ma perché dico persona? Dunque siete voi che a profanare questo regno. Non avanzerete oltre. Una volta morti, sua maestà potrà rasserenarsi. Vediamo in cosa ti trasformi. Oh, una succube. Dovresti essere debole al ghiaccio. Questo è forte, fate attenzione ragazzi. Se non ricordo male, tu sei debole al vento e alla luce. Bene, tutt'altro. Allora, fermi un attimo. Diamo il cambio a Joker. Mettiamo, quindi, mettiamo lui e Makua. Vai, Skull. Vieni qua che ti spacco la faccia. Qua ci vorrebbe Haru. Peccato che non ce l'abbiamo dietro. Ecco fatto. E ora ti assaltiamo, maledetta succube. Vittoria. Ancora viva. Incredibile. Vabbè, giustamente sei un pelo più forte dei nemici di quest'area. Mi sarebbe sorpreso il contrario se fossi morta con un colpo. Caruccia, dai, come è morto è stato carino. E ci abbiamo guadagnato un cazzo di soldi e tutto il resto. Comunque, diamoci una curata veloce. Tanto dopo tutti i combattimenti riguadagniamo SP e HP, quindi... Bene Alice, siamo qui per farti il culo. Da qui possiamo entrare. Non appena entrati nel castello ci dirigeremo sul tetto. Siete pronti? Andiamo. D'accordo, andiamo. Sono pronto all'azione. Alice, siamo qui per farti culo così. Bene, siamo dentro. Percepisco quell'odore simile a un tesoro proprio qui sopra, nella sala del trono. Andiamo. Ma che poi, cosa intenderà con odore? Ma a parte che, questo vestito l'ho già visto. No, in realtà è un po' diverso, ma mi sembra il vestito di Yami in To Love Ru. Un ascensore? Non so se fidarmi, È bloccata. Deve esserci un meccanismo da qualche parte qui intorno. Troviamolo allora. Forse il meccanismo... C'è un interruttore, dovrei azionarlo. Proviamoci. E ti pareva. Quando mai abbiamo la fortuna di trovare il primo bottone al primo tentativo? Zero yen? Com'è possibile che ci abbiano scoperti? Ci sono le impronte, perfetto, bravo io. Quindi questa è la prima. La seconda è questa qui, perfetto, azioniamola. La terza è questa. Ecco a te. E l'ultima infine è questa qui. Azioniamola. Puzzle completato. Che bello che sono tutti vestiti da bondage. Ehi, è andata, bella intuizione Joker. È stato Fox però. Saliamo. Andiamo allora.
Andiamo a fare il culo a quella stronzetta. Oh no. Ah ok, pensavo forse sì. Ah no, forse no, ok, meno male. Sto dicendo no, un altro enigma degli interruttori. No, basta. Ascensore, mi sembra che non ci siano ombre. E invece Skull, hai sbagliato. Intrusi, acciuffateli. Uomo gufo. Mentre di qua, ancora uomo gufo. Come osate sfidare sua maestà? Uomo gufo. Arrivano, siamo circondati. E allora meniamoli. Che bello che posso continuare a premere triangolo per continuare gli attacchi. Assaltiamo. Voglio quella succube. Spero che mi diano la maschera. Aia, che dolore. Perfetto. Phoenix sale di livello arcangelo. Nuova abilità vertigo. Fammi solo... abbiamo appreso invece Sukanda. Ottimo. Fammi controllare una cosa. 1, 2, 3. Ok, perfetto. Questa combinazione con 3. 1, 2, 3. Perfetto. Devo ricordarmelo di non fare 3, di non fare 4, ma 3. E ti pareva. Quando mai negli ascensori non appare sempre il momento boss fight a tempo? Mamma mia. Vi apro in due come foste delle mele adesso. In questo momento il più performante degli attacchi è due quadrati e un triangolo comunque. Perché così con questa posso girare attorno. Mentre che con l'altra invece fa solo un'area d'attacco. Con l'altra faccio solo un'area piccola, neanche tanto. Però comunque è molto limitato, mentre l'altro invece... Assalto! Dio mio! Mi spacco tutti! Guarda come tra un episodio e l'altro siamo migliorati tantissimo. Certo, sono passate anche 10 ore di gioco, Sono anche passate 10 ore di gioco in più. 1200, wow, ci siamo sprecati con tutti i nemici che abbiamo sconfitto, È stato un bel viaggio turbolento, state tutti bene? Non scherzano più con noi, per davvero. Siamo già saliti un bel po', quanto mancherà la cima? Non lo so, ma questa mi sa tanto di zona boss. Dovrebbe esserci una scalinata oltre quella porta. Questa mi sa tanto di zona boss, visto i petardi. Oh, ma guarda. Sudici invasori, non raggiungerete mai la sala reale. Il prezzo per aver sfidato sua maestà sono le vostre teste. Vieni allora. Oh, Archangel. Arrivano, sospendiamo l'esplorazione finché l'area non sarà sicura. A tua cosa eri debole, fermi un attimo. Ah merda, fermi tutti. Ecco fatto. Liberiamoci delle pedine piccole. Ecco fatto. Oramai i tuoi attacchi li conosco. Non bene, però ti conosco. Beh, ti ho colpito anche di lato. Vai Skull. Vai Sofia. Aiuto. Assaltiamola così colpiamo anche lui. Tu sei debole per caso allo sparo? Non lo so, però aspetta che uso
il nuovo potere di Sofia per attrarre un po' di nemici. Allora, con calma, dove sei? Carica, carica, carica. Mi dispiace. Zona gravitazionale. Mettiamo un'altra zona. Che bello vedere due arcangeli combattere. Vai Skull. Vai Sofia. Cannone supremo. Brava Sofia. Vai Fox. Colpisci ancora e uccidilo, Fox. È stato un signor combattimento questo. E loro due sono saliti di livelli. Bravi, Sofia. Kouga, lo so, dobbiamo togliere qualcosa. Aspetta un attimo. Una persona può ricordare fino a 8 abilità. Se ne impara un'altra e lo spazio esaurito, sarà costretta a dimenticare un'abilità. Un'abilità dimenticata può essere ricordata accedendo a persona dal menu comandi. Tuttavia le abilità apprese tramite fusione o altri metodi di rafforzamento spariranno se dimenticate. Vabbè, per i nostri companion è un conto, per noi è un altro. No, che stronzo che sono. Ho sbagliato, stavo leggendo e ho schiacciato X. Vabbè, posso riapprenderlo, no? Perfetto, tieni. Continuiamo, Fox. Ma come? Adesso è questa porta a non aprirsi. Ma è la porta che conduce alle scale. Forse dovremmo controllare all'esterno. Dovrebbe valere la pena. All'esterno come? Di qua, perfetto. Aspetta, ecco fatto. Ci sarà un lucchetto gigante, magari. Che ne dite di questa via? Perché in ogni castello c'è sempre una finestra aperta che ci fa passare. Vediamo dove conduce. Quell'odore di tesoro non è distante. Raggiungiamo il tetto. Va bene. L'odore arriva da qui. Siete pronti a tutto, ragazzi? È una specie di voliera. Che ci fa da qui? E dov'è Alice? Non sembra nei paraggi. E invece adesso appare. Ehi, guardate! Ulla! È un tesoro! No, è qualcosa di completamente diverso rispetto a un tesoro. Nascondetevi tutti, ci sono delle ombre. Che ci fanno qui? Hai portato tutti i desideri? Sì signore, tutti quelli raccolti finora. Desideri? Ne arriveranno presto altri. Catturateli tutti, ghermite loro i desideri e portateli qui. Ricevuto signore. Ehi, quelli sono... Quelli sono desideri. Non c'è dubbio, hanno un aspetto terribilmente familiare. Già, sono identici a quelli che abbiamo visto l'altro giorno. Sono quelli, per forza, che sono familiari. E stanno salendo verso il suddetto tesoro. Ma non dobbiamo mandare lettere di sfida questa volta? Dove sono finiti? Cosa stavano facendo? Hanno detto che stavano portando qui tutti i desideri, giusto? Perciò quei gioielli sono desideri. È come se fossero stati risucchiati da quella luce. Non ho più dubbi. Vedete quella cosa brillante lassù, simile a un tesoro? Quello è un desiderio. Davvero? Sul serio? Abbiamo sentito che Alice li stava raccogliendo. Ma c'era solo un mucchio di gemme. Come hanno fatto a trasformarsi in quell'affare brillante? È solo un'ipotesi, ma forse quella lassù è la forma originale di un desiderio. Del resto i desideri della gente non possiedono naturalmente una specie forma concreta. E visto che tutti considerano preziosi i nostri desideri, potrebbe essere questo il motivo per cui assomigliano a dei gioielli. Quando le ombre ghermiscono i desideri delle persone, esse percepiscono coscientemente il furto, ed è allora che il desiderio prendono forma.
Ma perché si sono ritrasformati in luce? I loro desideri con cui continuano ad essere rubati. Forse Alice viene considerata la loro nuova priorità e ora sono qui nella sua gabbia. E Alice non sembra considerare l'eventualità che le vengano a loro volta rubati. Ecco perché hanno riassunto la loro forma base. Detto ciò, sembra avere una logica. Ad ogni modo, se rivendichiamo i desideri e li liberiamo da quella gabbia, la gente tornerà probabilmente normale. Già, vale decisamente la pena tentare. Un momento, com'è possibile rubare la luce? Useremo una lettera di sfida. Ah, eccola! Le faremo assumere una forma. Esatto, con una lettera di sfida. Una lettera di sfida? Cosa sarebbe? È così che costringeremo quella luce scintillante ad assumere una forma materiale. Se il proprietario è consapevole che qualcuno è a caccia del suo tesoro, questo prende forma. I desideri dovrebbero funzionare allo stesso modo. Speriamo. Per farlo, mandiamo una lettera di sfida al nostro obiettivo in cui annunciamo che intendiamo rubare ciò che per lui è più prezioso. Tutto chiaro? Più o meno. Ma siamo sicuri che funzionerà? Questo non è un palazzo con un tesoro. Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione. Dobbiamo quantomeno provare. Per il momento assicuriamoci un percorso di infiltrazione sicuro. Sì, e chi arriva primo? E adesso arriva un nemico. Aia! Stai bene? Cos'è stato? Giurerei di aver visto Ska sbattere contro una specie di porta di una cella. C'è un'altra barriera? Sento qualcosa. Sophie, aspetta! Ah, ok, un'altra voce. Ah, ma perché non te ne vai e basta? Che cosa pensi di fare fissando i ragazzi in quel modo? È un tale spreco di spazio quella lì, vero? Oddio, sono persone stronze queste. Assolutamente, è una sfigata. Mi sento male solo a guardarla. No, io volevo solo... Che diavolo era? L'avete sentita anche voi? Un ricordo nascosto del monarca. Sophie, va tutto bene? Sì, nessun problema. In ogni caso, ho scoperto una cosa. Quel ricordo che abbiamo sentito è la chiave della barriera. In che senso? Al momento la gabbia è chiusa con un lucchetto. Ha ragione, sarebbe quell'affare lassù? Necessita di una chiave che troveremo nella stanza da cui provenivano le luci. È una sorta di camera segreta. Ma non la troveremo qui, dovremmo tornare nella realtà per quello. Nella realtà? E perché mai? La stanza è stata completamente isolata, il suo ingresso esiste solo nel mondo reale. Come fai a sapere tutte queste cose? È merito di quel tuo programma o che? Non lo so, l'ho semplicemente percepito. Forse il lucchetto di questa gabbia è in qualche modo collegato a un lucchetto nel cuore di Alice. Mona-chan? Se Sophie ha ragione, quello che abbiamo appena ascoltato è un ricordo del monarca, il che significa che è estremamente importante per lei. Ho l'impressione che quel ricordo agisca come lucchetto nel suo cuore, impedendoci di superare quella porta. Per cui il lucchetto è un ricordo importante. È del tutto naturale che la chiave di questo posto venga conservata in un luogo introvabile. Il ragionamento è senz'altro valido, ma com'è possibile? Purtroppo, queste sono solo congetture. Nemmeno io ho mai visto nulla di simile. Questo potrebbe essere un'altra differenza tra i palazzi e la prigione. Hai detto che in questo mondo è impossibile raggiungere la stanza segreta, giusto? Corretto, il luogo andrà ricercato nella realtà piuttosto. E quale dovrebbe essere? Non sono riuscito a individuarlo. Ma dovrebbe essere collegato in qualche modo a quelle voci, giusto? Potrei sbagliarmi, ma non vi è sembrato che il ricordo riguardasse un episodio di bullismo? Mi sento male solo a guardarla. E se risalisse al periodo scolastico? Avrebbe senso. Ottima deduzione, Panther. È che non sono estranea a certe violenze, purtroppo. Panther. Se ha ragione, significa che la chiave che ci serve è da qualche parte nella vecchia scuola di Alice. È la teoria più logica. Perfetto, il prossimo passo sarà trovare nel mondo reale e indagare.
Dovremmo anche preparare la lettera di sfida. Si direbbe pane per i nostri denti. Per ora si torna indietro. Questo assalto al palazzo è stato quantomeno interessante. E rieccoci qua. State cercando dove andava a scuola, vero? Che cosa? Nemmeno un risultato? Davvero? Ma cose tipo dove andavano al liceo le celebrità non dovrebbe essere semplice da trovare online? Di solito sì, ma questa volta non c'è alcun risultato, nemmeno nel deep web. Trovo soltanto fake news riportate dai fan più creduloni. Anche se avesse cambiato nome, sarebbero comunque rimaste delle tracce a riguardo, da qualche parte. Esiste roba che nemmeno tu riesci a trovare, Futaba. Mi puzza di insabbiamento. Qualcuno, probabilmente lei stessa, ha intenzionalmente occultato il suo passato. Questo sì che non ci voleva. Se non scopriamo l'alma mentem di Alice, non troveremo mai un modo di entrare in quella camera segreta. Ma non è tipo impossibile cancellare materialmente da internet da soli? In quale altro modo potremmo approcciare la faccenda? E se facessimo controllare la sorella di Mako-chan? È un avvocato, nonché ex procuratore. Forse avrà accesso a informazioni utili che noi non abbiamo in modo di raccogliere da soli. Ah, potrebbe funzionare. Lo ritieni fattibile, Makoto? Non mi crea problemi, ma esattamente come glielo dovrei chiedere? Informazioni personali e fedine penali sono legalmente protette, perciò dubito che sarai disposto a consegnarcele. Ah già, chiederle direttamente di dirci dove è andata a scuola Alice non funzionerà. Già, non voglio assolutamente ritrovarmi dall'altra parte di un tavolo con lei che mi grida: rispondimi! Oh, bene, la scuola di Alice Hiragi. Ciao, il tizio dell'altra. Il detective Losco. Sono della pubblica sicurezza, non un poliziotto da quattro soldi. Ehi, non sono Losco, forse sì. Sì, abbastanza. Sti marmocchi sono proprio dei fenomeni. Potresti smettere di dire certe cose con quel sorriso stampato in faccia. Stampato in faccia. Allora, che vuole? Su, via, basta con questa freddezza. Lo sapete che sto cercando di aiutarvi. Lei? Aiutarci? Volete sapere nel quale scuola fa frequentato Alice Hiragi? Dico bene? Da cosa l'ha capito? Proprio così? È uno stalker per caso? Questa sì che è una descrizione accurata di un agente di polizia della pubblica sicurezza, credimi. Per qualche ragione, le informazioni personali disponibili su Alice Hiragi sono praticamente inesistenti. Specialmente quelle risalenti a prima del suo debutto. Tabula rasa, credetemi. Per cui, visto che la cosa vi sta mettendo in difficoltà, ho deciso di intervenire per tendervi una mano. Potrei occuparmi delle informazioni su Alice al quartier generale senza problemi. Che ne dite? Volete un aiutino? Nah, siamo a posto. Ce la caveremo da soli. Già, solo un altro po' di tempo e le scoprirò da me. Fantastico, felice di... Ehi, un momento! La nostra è un'alleanza simbolica. Ringraziatemi e accettate le informazioni. Siamo spiacenti, ma non nutriamo la minima fiducia nella polizia. Ti ho detto di smetterla di sorridere quando lo dici. E va bene, ho capito. Prima devo guadagnarmi la vostra fiducia. Alice Hiragi è una vostra senpai. Ha frequentato la Kosei Aig. No, la senpai di tutti, eccetto te. Andava la Shujin? E non dimenticatelo, perché adesso siete in debito con me, intesi? Povero Yusuke. Ed eccolo che se ne va. Difficile discernere se sia un amico o un nemico. Ma soprattutto, come facevo a sapere dove andava a scuola Alice? Possibile che la polizia le abbia già messo gli occhi addosso? Sì, è possibile, e significherebbe che... Che possiamo fidarci di lui, almeno per adesso. Già, per adesso possiamo fidarci, dai. Beh, immagino che non ci resti che provare. Andiamo alla Shuji a trovare la stanza segreta, giusto? A quanto pare sì. Tutto questo dovrebbe andare show. E terremo l'accesso. Certo che ci sto. Allora deciso, andiamo subito alla Shuji. È inutile starcene qui con le mani in mano.
Già, Makoto ha ragione. È tempo di ispezionare la Shujin Academy. Si torna alle origini. Spero che mi ci faccia arrivare a piedi, però. Oh, per fortuna. La Shujin Academy, non avrei mai pensato che ci saremmo tornati in queste circostanze. Anche perché è vacanza, non so se ci... Oh, forse rivediamo Kawakami, che bello. Entrando nella prigione attraverso la Shujin, non abbiamo idea di cosa potrebbe trovare dall'altro lato. Assicuriamoci di essere ben riforniti ed equipaggiati prima di tuffarci dentro. Non appena sei pronto, dobbiamo raggiungere gli altri al ritrovo. Così andremo alla Shujin tutti assieme. Perfetto, allora, è il momento di andare a fare un po' di spesa.